Azione. Partito. Siamo con Alessandro Piva, il regista di Pastanera, che ha ottenuto un grandissimo successo all'ultima edizione del Festival di Venezia. Allora, Alessandro, cos'è secondo te che ha colpito più di tutto il pubblico guardando questo film documentario? Ah, sicuramente quello che ha colpito il pubblico e sta colpendo il pubblico che incontra questo film o che cerca questo film è il fatto che Pastanera racconta di uno spaccato di storia d'Italia che sembrava dimenticato, sepolto da anni di storia recente del nostro paese, che avevano un po' dimenticato un gesto di solidarietà che le famiglie, soprattutto della sinistra italiana, del centro-sud, hanno fatto in anni di ricostruzione nel nostro paese, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. E il fatto di scoprire questa storia proprio in questo periodo, che è un periodo difficile che sta attraversando il nostro paese, evidentemente ha colpito molto la sensibilità della gente. E questo è anche significativo per la scelta di concludere il film documento con la signora che dice: spesso noi ricordiamo le cose brutte che riusciamo a fare, ma tendiamo invece a dimenticare quelli che sono i bei gesti dell'umanità. Esatto, sì. È molto facile parlare delle cose che non vanno. È più difficile valorizzare invece le cose belle, i valori e diciamo i gesti di un'Italia migliore. Questo film vuole anche ricordarci che noi nelle nostre ombre siamo anche capaci di rispolverare i valori migliori, no? Perché sono un po' queste situazioni d'emergenza, come dicevano anche alcuni testimoni nel documentario, che poi ci fanno uscire dal nostro individualismo e quindi aprirci agli altri. Perché comunque anche le famiglie che hanno ospitato questi bambini non è che fossero benestanti, anche loro erano, insomma, hanno dovuto fare dei sacrifici per accogliere questi bambini. Quindi in questo momento tutti si sono un po' sacrificati per aiutare chi comunque vedevano maggiormente in difficoltà. Sì, si parla tanto della generosità, dell'altruismo di queste famiglie del nord che hanno accolto i bambini. Molti bambini però sono rimasti al nord, hanno abbandonato quelle che erano le loro origini, quindi la povertà dalla quale provenivano. Come hanno vissuto, non so se siete riusciti con le vostre ricerche a scoprire, insomma, come hanno vissuto le famiglie d'origine questa scelta dei bambini di restare al nord? Sì, questo è un aspetto di questa storia particolarmente complesso, perché ovviamente immaginarci che questi bambini a 8-10 anni erano capaci di fare dei gesti così estremi, cioè dopo alcuni mesi passati a nord, dire alle famiglie di provenienza no, io resto qui, sto meglio. Questo ci fa capire, uno, che il nostro paese era in condizioni veramente difficili in quell'epoca, perché dei bambini capaci di rinunciare alla famiglia pur di trovare un piatto a tavola e nuovi affetti, comunque era un gesto molto, molto forte. E due, ci fa capire che questo gesto è stato particolarmente caldo, cioè l'ospitalità che questi bambini hanno trovato al nord era un'ospitalità sincera. Appunto, non era solo fatta di beni materiali, di piatto caldo da mangiare finalmente, ma era fatta anche di affetti. Questo fondamentalmente. Volevo dire un'altra cosa, mi sono scordata. Va bene, allora andiamo avanti. E, quindi, insomma, questa grande umanità che ti ha colpito, tu hai raccontato... No, sì. Scusa, mi è venuto in mente. Vai. Questi bambini, nel fare questo gesto, diciamo, hanno messo in luce anche un aspetto più triste, perché sicuramente le famiglie che hanno lasciato... Hanno perso degli affetti, però è anche vero che era un'Italia veramente, veramente in pericolo, quella dell'infanzia di quell'epoca, e quindi probabilmente le mamme del sud che hanno accettato di rinunciare ai loro figli per farli stare meglio hanno fatto un gesto di grandissimo altruismo, un gesto veramente forte, che ci fa capire che evidentemente l'amore materno certe volte è capace anche di rinunce incredibili. Hai raccontato che questa storia nasce per caso, insomma, da una testimonianza a San Severo mentre tu stavi lavorando ad altro. Quest'uomo ti ha raccontato la sua storia. Come è iniziato poi il lavoro per costruire questo film documentario?
sulla base di questa, di questo racconto di una persona di San Severo, Severino Canellonga, che con molta intensità e incisività mi ha raccontato questa storia, io ho iniziato ad approfondire, e parallelamente anche Giovanni Rinaldi, lo studioso foggiano e cerignolano, mi ha condotto una ricerca parallela. Abbiamo scoperto che era un fenomeno enorme, che riguardava decine di migliaia di bambini, e quindi siamo andati un po' a costruire tassello dopo tassello una rete di racconti, di testimonianze e anche un materiale d'archivio interessante. Vedi, io avevo la sensazione che questa fosse forse l'ultima vera grande opportunità per raccontare questo Spicchio di Storia d'Italia. Avevo la sensazione che perdendo gli ultimi pezzi di quella generazione, un fenomeno così poco raccontato nei libri di storia si sarebbe disperso in maniera forse irreparabile. Così lo stimolo a intervistare decine e decine di persone, a raccogliere centinaia di fotografie, tutti i materiali che siamo riusciti a scovare negli archivi sparsi in tutta Italia, ecco, ci sembrava il momento giusto per farlo, e il pubblico ci dimostra ogni giorno che avevamo ragione. E anche i protagonisti, i testimoni, insomma, di questa storia si sono subito dimostrati, insomma, ben lieti di raccontare questa storia, anche alcuni che non avevano mai raccontato questa storia neanche alle loro famiglie, insomma, cioè figli che hanno scoperto magari proprio con questo film documentario la storia dei loro genitori, di un loro genitore che aveva abbandonato il sud e si era trasferito al nord. Noi siamo una generazione che, la mia penso, mi riferisco alla mia generazione che è nata negli anni, alla fine degli anni 60, è una generazione che in particolare ha risentito di una cesura profonda, di un grande stacco, di un oblio quasi scientifico delle radici. Io non so che cosa faceva esattamente mio nonno, non so nulla del mio bisnonno. Cioè in pochissimi anni si è voluta spazzare via la memoria delle nostre radici. Io ci ho ragionato su, penso che sia dovuto alla profonda miseria nella quale hanno vissuto le generazioni prima delle mie, a cavallo delle guerre, e negli anni del boom c'è stato proprio un bisogno di guardare avanti, senza guardare indietro. Di questo abbiamo risentito noi, sentendoci un po' sradicati. È stato un danno, a mio avviso, culturale e sociale profondo che il nostro paese ha vissuto. E film come questi, progetti come questo, per me significano anche andare a recuperare il mio passato, le mie radici, non vergognarmi delle generazioni che mi hanno preceduto. Questo è un lavoro che spero di poter continuare a fare anche in futuro, perché sono convinto che sia utile anche per chi arriva dopo di me. Ok, ringraziamo Alessandro Piva per questa intervista. Grazie a voi.